Giovedì 8 marzo, buongiorno e bentrovati a Buongiorno con noi, la rassegna stampa del TG Noi. Come di consueto scorreremo i titoli e le notizie sui quotidiani in edicola questa mattina e converseremo con il nostro ospite che questa mattina è Pietro Pietrini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Pietro Pietrini, lo conoscete già, il direttore della scuola di alti studi MT di Lucca e parleremo insieme a lui della settimana del cervello che si celebra appunto a partire da lunedì 12 marzo e che vede diverse iniziative, diversi incontri organizzati proprio dalla scuola IMT. Si tratta di argomenti molto interessanti, sicuramente solleveranno la curiosità e l'interesse dei nostri telespettatori. Ovviamente con Pietrini facciamo subito gli auguri a tutte le donne, visto che l'8 marzo è la giornata dedicata alla festa e soprattutto ai diritti delle donne. Ci saranno anche diverse iniziative in Piazza San Michele, in Centro Storico a Lucca. Realizzeremo poi un servizio nelle edizioni del TG Noi di questa giornata. Prima di iniziare la conversazione con Pietrini, diamo un'occhiata subito al primo fascicolo che abbiamo qui sulla nostra scrivania, quello del Tirreno di Lucca, che dedica l'apertura alla questione lavoro, o meglio alla questione disoccupazione, assalto al centro per l'impiego tra caldo e malori, in centinaia a San Vito per accaparrarsi il bonus riservato a chi è disoccupato da 12 mesi. Il titolo sopra la fotografia è eloquente: la lotteria della speranza. Il caos è iniziato martedì mattina con la ressa e la distribuzione dei numeri. Il rischio è che i soldi non siano sufficienti per tutti. Questo ci dà un po' il quadro della situazione per quanto riguarda il mondo del lavoro anche sul nostro territorio. Poi multati e condannati i diffamatori su Facebook, insulti e offese a una pediatra indagata per la morte di un bambino di 10 anni. Assolta solo la nonna, mentre i diffamatori pagano per uscire dal processo. Questo è un argomento che è stato molto dibattuto negli ultimi anni, quello appunto della diffamazione, degli insulti tramite i social network, sulle possibilità legali di difendersi da questo tipo di attacchi. Qui vediamo appunto che ci sono state multe e condanne per chi ha diffamato appunto attraverso questi mezzi. La politica, il post-elezioni, il PD riparte alla carica e chiama i suoi elettori. Domani 9 marzo, segreteria territoriale allargata ai segretari comunali, poi partiranno le assemblee pubbliche. Sul governo stiamo all'opposizione, quindi il Partito Democratico in fibrillazione non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello locale per gestire quella che è stata chiaramente chiamata come una sconfitta per il partito di Renzi, che ricordiamo tra l'altro è anche segretario dimissionario. Dall'altra parte invece andiamo in fondo alla pagina, festeggia il centrodestra, ripagati della nostra serietà, gli azzurri plaudono per l'elezione di Mallegni, Bergamini e Zucconi. E poi la proposta del Ghingaro fa il federatore, l'ex sindaco di Capannori, attuale sindaco di Viareggio: mi impegno per ricostituire il centro-sinistra. Quindi Giorgio del Ghingaro si propone come persona adatta per ricomporre il centro-sinistra. In centro storico, in corso Garibaldi, magnolie a rischio fioritura, gli abbassamenti repentini di temperatura hanno bruciato i bocci. L'esperto infonde ottimismo, ritardi causati dal gelo. E poi la UIL, il sindacato, abbiamo trattato questo argomento anche nel nostro telegiornale: vigilantes all'interno del campo di Marte, la proposta dopo le minacce alle guardie mediche e uno scippo andato a vuoto per la reazione della vittima. E poi due pagine interne dedicate alla festa delle donne. 8 marzo scatta la mobilitazione. Da oggi al 16 aprile una serie di eventi. Da stamani e fino a sera, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, saranno presenti l'associazione Sciortino e l'UNA ONLUS, il centro antiviolenza. E poi ancora dal prefetto: i maestri esclusi, delegazione ricevuta ieri a Palazzo Ducale. C'era anche il presidente della provincia Menesini. Nella foto un momento dell'incontro dei maestri con la prefetta Laura Simonetti e il presidente appunto della provincia.
Queste erano le principali notizie riguardanti Lucca. Diamo un'occhiata anche alle pagine della provincia. Corruzione, indagati vice sindaco e consigliere. Finiscono nei guai anche un professionista, qui si parla del comune di Monte Carlo, e un imprenditore della Piana. Nel pomeriggio restituiscono le deleghe Fantozzi, un atto di rispetto. Leggiamo l'inizio di questo pezzo. Terremoto giudiziario al comune di Monte Carlo, il geometra e assessore ai lavori pubblici Luca Galligani e il consigliere comunale delegato all'urbanistica Livio Carrara sono stati iscritti dalla Procura della Repubblica nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione. Assieme ai due esponenti politici del centrodestra, nei guai sono finiti il geometra Giorgio Carrara, figlio del consigliere comunale di Monte Carlo, e l'imprenditore edile Luca Marchi, notizia che ritroveremo anche sulla Nazione. Infine la pagina della Garfagnana: è grandine ma sembra neve, problemi per auto e treni. In mezz'ora i chicchi hanno imbiancato la valle, in azione anche uno spalaneve, un fulmine ha colpito un passaggio a livello a Fosciandola, ritardi in mattinata. La grandinata che ha riguardato anche la provincia di Lucca, ma anche tante altre zone della Toscana, ieri mattina. Allora, questo è un primo ventaglio delle notizie sui quotidiani in edicola oggi. Adesso Pietro Pietrini, prima di parlare della settimana del cervello, le chiedo se le va, se le è possibile, un commento sulle elezioni, su come sono andate le elezioni, le recentissime elezioni del 4 marzo. Ma un commento sui risultati specifici, diciamo, credo di non farlo. Diciamo che è interessante vedere cosa è successo, anche la distribuzione del, se vogliamo, geografica del voto, e ricordarci quello che è stato promesso in campagna elettorale. E quindi direi che, visto dal mio punto di vista, ecco, di neuroscienziato, di studioso del comportamento umano, alcune cose si comprendono bene, e si comprende come andando a parlare agli aspetti più emotivi delle persone, se vogliamo, si dice parlare alla pancia delle persone, cioè quelle che sono le emozioni, indubbiamente ha avuto un ruolo, quindi anche su questioni che sono sicuramente rilevanti, importanti, ma che sono state, a mio avviso, trattate in maniera tale da indurre più una risposta emotiva che non un'analisi razionale del fenomeno. Pensiamo a questione sicurezza, la situazione legata al flusso migratorio, la questione della disoccupazione, dei redditi, eccetera, eccetera. Quindi questo dimostra quanto, a mio avviso, quanto le nostre scelte alla fine siano dettate più da un istinto, un impulso, un'emozione, che non da un'analisi razionale che poi va anche oltre quello che è l'impatto emotivo, cioè, perché poi bisogna anche chiedersi come è possibile fare certe cose, quali saranno le coperture, che cosa significa questo, eccetera, eccetera. Quindi l'impatto emotivo è quello che in un certo senso poi risulta vincente. Emotività e razionalità è un gioco che continuo, che condiziona la nostra vita da sempre, condiziona la vita e degli uomini, e lo ritroviamo anche in uno, tra l'altro, in maniera specifica riguardo all'economia, in uno degli argomenti che tratterete la prossima settimana, proprio per le iniziative per la settimana del cervello. Sì. Allora, dopo questa analisi che ci introduce un po' agli argomenti che trattiamo questa mattina, prima di tutto le chiedo di spiegarci un po' di che cosa si tratta, di cosa parliamo quando parliamo della settimana del cervello. Dunque, la settimana del cervello è una settimana, la terza settimana di marzo, che ormai da alcuni anni si tiene in tutto il mondo, quindi in università, centri di ricerca in tutto il mondo, con lo scopo preciso e specifico di far conoscere il cervello alla popolazione, cioè al grande pubblico, coloro che per mestiere fanno altro, che quindi non studiano cervello, non sono psichiatri, non sono neurologi, non sono neuroscienziati, al pubblico generale, compresi in particolare i giovani. Noi abbiamo eventi anche per le scuole superiori. Come funziona il cervello, come funziona la nostra mente, per quello che sappiamo, quali sono le implicazioni sociali, la rilevanza vita di tutti i giorni, come si sviluppa il cervello, come si ammala e cosa possiamo fare per ripararlo. Quindi ci sono eventi, ripeto, che aperti a tutti, appunto. Gli eventi sono assolutamente gratuiti, non solo aperti a tutti, ma proprio rivolti, sono studiati in modo tale da essere rivolti alla popolazione.
nel senso che ciascuno degli eventi che sono in programma, ciascuno degli eventi in programma è studiato in modo tale da essere trattato in maniera scientificamente seria, ma assolutamente semplice, non con il linguaggio tipico dei congressi o dei convegni scientifici che richiedono ovviamente una certa conoscenza. Sono proprio fatti per divulgare la scienza. Questa è una cosa che noi alla scuola facciamo più volte l'anno, non solo la settimana del cervello, facciamo a settembre la notte dei ricercatori, Bright, che poi diventa una settimana di eventi, facciamo gli eventi Open IMT, cioè gli eventi aperti e rivolti alla popolazione, proprio perché la scienza è importante che venga anche comunicata, venga condivisa, perché questo serve sia a render conto di quello che si fa, sia anche a far uscire dalle mura dei centri di ricerca, delle università, dei centri di studio, far uscire e avanzare la conoscenza. Ci parli del primo appuntamento? Allora, lunedì 12 marzo, ore 17, all'auditorium della Cappella Guinigi, quindi siamo nel complesso di San Francesco. Diversi incontri sono organizzati proprio nel complesso di San Francesco. Si parte quindi lunedì 12 marzo, ore 17, con quale argomento? Dunque, lunedì 12 marzo è l'apertura ufficiale, ci saranno anche le autorità e diciamo, non avremmo potuto partire meglio, nel senso che abbiamo il professor Lamberto Maffei, che è uno studioso di fama internazionale, conosciuto in tutto il mondo, professore emerito della Scuola Normale Superiore, ha insegnato alla Scuola Normale per moltissimi anni, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, e il professor Maffei è uno studioso conosciuto per le sue ricerche su sulla plasticità cerebrale, su cosa succede nel cervello, in particolare su questo dialogo, come è il titolo del suo intervento, Ambiente e cervello, un dialogo incessante, cioè su come cervello e ambiente hanno un dialogo bionivoco, nel senso che come si sviluppa il cervello è influenzato molto dall'ambiente in cui cresciamo, cominciare dall'ambiente prenatale, da quello che succede nella vita prenatale, e allo stesso tempo il modo in cui noi siamo fatti, cioè il nostro patrimonio genetico, ci condiziona nelle modalità con le quali interagiamo con l'ambiente esterno. E questo è un argomento importantissimo perché sono caduti molti dei concetti che si avevano in passato, alcune cose tipo che famoso in letteratura inglese nature versus nurture, cioè natura verso ambiente come due direzioni diverse. In realtà non è così, natura e ambiente sono due cose che interagiscono tra loro. Basti pensare che ai nuovi studi recenti degli ultimi anni, quelli che prendono il nome di epigenetica, cioè che dimostrano come influenze ambientali possono modulare l'espressione dei geni nel nostro organismo. Quindi noi i geni sono il nostro DNA. Noi come esseri umani abbiamo tutti lo stesso genoma, chiaramente con un'enormità di variazioni che sono quelle che ci rendono conto del fatto che siamo tutti diversi, no? Che questa è una, come dire, dal punto di vista evolutivo è una grande risorsa della natura. L'essere tutti diversi vuol dire avere tutti delle caratteristiche diverse in modo tale che nessuno possa soccombere, cioè che, come dire, qualunque sia la condizione ambientale ci sia sempre qualcuno adatto a quella. La cosa interessante è che se il nostro genoma è il nostro patrimonio genetico, i nostri geni sono immutabili da quando nasciamo a quando moriamo, la cosa interessante è che la loro espressione, cioè quanto sono attivi o quanto sono inattivi, è modulata da fattori ambientali. Questo prende il nome di epigenetica. Quindi capiamo. Per fare un esempio di. Ci possono essere. Concetto. Sì, i geni vengono metilati o demetilati, cioè vengono accesi letteralmente. Quindi, per esempio, fattori esogeni come il fumo può attivare alcuni geni che poi sono quelli che comportano anche un rischio maggiore di malattia. Oppure l'esposizione ad altre sostanze o l'esposizione a condizioni climatiche particolari attivano geni o li disattivano, ma questo accade anche in altre situazioni, quindi è un dialogo incessante tra ambiente tra natura e ambiente. Il cervello è plastico, il cervello è enormemente plastico, è più plastico nei primi anni di vita, nell'età adolescenziale, ma in realtà mantiene la sua plasticità fino a età avanzata. E questo lo vediamo quando abbiamo pazienti che hanno avuto un ictus, per esempio, una lesione cerebrale,
che perdono improvvisamente a seguito della lesione certe capacità, per esempio di linguaggio, di movimento, e che poi riacquistano nel tempo grazie alla plasticità cerebrale, per cui alcune aree cerebrali come dire, vanno a vicariare la funzione di altre aree. Questo è molto interessante, perché ha aperto in questi anni e continua ad aprire grandi prospettive terapeutiche, grandi prospettive di intervento. Quindi il cervello va visto come una qualcosa che è in continuo mutamento, in continua evoluzione, fino a quando esaliamo l'ultimo respiro. Allora, ci dobbiamo interrompere per la pubblicità, torniamo tra pochissimo e vi annunceremo, vi elencheremo gli argomenti degli altri incontri previsti la prossima settimana in occasione della Settimana del Cervello e promossi da IMT. A tra poco. Di nuovo buongiorno con noi, con il nostro ospite, il direttore della Scuola di Alti Studi IMT di Lucca, Pietro Pietrini. Parliamo degli argomenti della settimana dedicata al cervello, gli appuntamenti previsti a partire dal lunedì 12 marzo. E, ora diamo una rapida occhiata alle notizie che sono sul fascicolo lucchese della Nazione e poi riprenderemo con Pietrini a scorrere gli appuntamenti in programma, che sono molto interessanti, lo ribadiamo ancora una volta, aperti a tutti, proprio perché si vuole dare la maggiore diffusione possibile a questo tipo di argomenti. Allora, la Nazione di Lucca, diamo un'occhiata alla prima pagina, in primo piano la Città delle Donne, 8 marzo, guida agli eventi e alla storia di una madre, coraggio. Anche qui la notizia della pediatra diffamata, assolta invece la nonna del bimbo morto, un post su Facebook, 10 hanno transato con 500 euro e lettere di scuse ad una inflitti 5 mesi e 2.000 euro, una condanna e una assoluzione, un anno e mezzo di udienze, ma alla fine il giudice ha stabilito che lo sfogo della nonna non era diffamatorio. 4 indagati per corruzione, bufera sul comune di Monte Carlo, nel mirino il vice sindaco e il consigliere delegato all'urbanistica, notizia che abbiamo già visto sul Tirreno. Diamo un'occhiata all'articolo della Nazione per capire i perché di questa inchiesta. Per quanto emerso sinora, l'inchiesta era stata aperta circa 4 mesi fa sulla base di un dettagliato esposto pervenuto in procura e firmato da un cittadino di Monte Carlo che lamentava un differente trattamento nelle pratiche edilizie a seconda della provenienza della pratica stessa. Nel mirino c'era in particolare lo studio professionale del figlio del consigliere comunale Livio Carrara, Giorgio, che nella prospettazione dell'inquirente avrebbe goduto di una sorta di corsia preferenziale per certe pratiche comunali relative a interventi da effettuare su abitazioni private del territorio. Di spalla c'è anche un intervento del sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, tutto regolare ma deleghe già restituite, dice il sindaco. Cortei in piazza e tante rose gialle, la donna vuole nuove prospettive, il titolo trainante del ricco calendario di eventi per la giornata appunto dedicata alle donne. Poi madre coraggio, non torni libero l'uomo che uccise mia figlia, si tratta di Maria Grazia Forli, la mamma di Vanessa Simonini, la ragazza uccisa qualche anno fa in Valle del Serchio. Anche qui si parla di disoccupazione, bonus secondo giorno di calvario, noi in attesa per 500 euro forse, proteste al centro per l'impiego, organizzazione folle ed umiliante. Anche qui si tratta anche sulla Nazione si tratta della questione sicurezza al campo di Marte, ogni giorno minacce di insulti, SOS sicurezza, la denuncia di Casciani e Pucci della UIL FPL e poi sconti in sanità ai pensionati CISL, accordo con Amici del Cuore, questa è una iniziativa del sindacato. A Capannori, più frutta nei menù delle mense, diffondiamo le buone abitudini e la cultura dell'alimentazione sana diventa un trofeo tra le classi. In Valle del Serchio, diluvio e grandinata record, anche l'asilo nido va sott'acqua, Gallicano e Caregine, spazzaneve in azione per liberare le strade, precipitazioni quindi di carattere eccezionale ieri in Valle del Serchio. Queste le notizie quindi principali sulla Nazione di Lucca. Adesso diamo di nuovo spazio agli appuntamenti della settimana del cervello. Siamo arrivati a martedì 13 marzo, ore 15, ancora nel complesso di San Francesco all'Auditorium Cappella Guinigi, le potenzialità del cervello nell'adolescente, un acceleratore senza freni.
Ecco, questa è una presentazione, sarà una presentazione fatta dal nostro giovane ricercatore, molto bravo, proprio, si occupa anche di questi aspetti, Luca Cecchetti, e questa è interessante, infatti è rivolta ai docenti delle scuole, agli studenti, perché si parla di come le diverse tappe di maturazione del cervello nell'adolescente, cioè il progressivo sviluppo e maturazione del cervello, possano spiegare molto di quel comportamento che spesso gli adolescenti, ma in misura diversa, manifestano, cioè quella tendenza, come dire, perché è un acceleratore senza freni, perché sostanzialmente il cervello dell'adolescente ha un sistema emotivo, il cervello antico, cioè il cervello emozionale completamente sviluppato e è ancora in fase di maturazione, perché maturano dopo, tutta quella parte più nuova del cervello in corso in termini evolutivi, che è la parte frontale, cioè corteccia frontale, che è quella della ragione, se vogliamo, cioè la parte del cervello che modula il nostro comportamento, che frena gli impulsi, che ci fa ragionare sulle cose, che dice ma questo mi piacerebbe farlo, però è meglio che non lo faccia. Quindi ecco, quella sfrenatezza che spesso c'è l'adolescente, anche quella imprudenza, quella ricerca di sensazioni forti, è perché abbiamo da una parte un sistema che va al massimo, sistema emozionale, sistema ormonale, tra l'altro c'è la pubertà con gli ormoni che quindi fanno quello che devono fare, e dall'altra un sistema di filtro razionale, di freno, se vogliamo paragonarlo appunto acceleratore e freni in un sistema automatico, in una macchina, che non è ancora pronto, che non è maturo, che non è ben sviluppato, e quindi questo ci fa comprendere meglio perché ci sia spesso nell'adolescente il problema di, come dire, tenere sotto controllo certe cose, o come purtroppo poi spesso accade, rischi anche di mettere a repentaglio la propria vita. Questo è un incontro che è particolarmente raccomandato per genitori e insegnanti. Questo è raccomandato per tutti, perché queste cose, diciamo, fino a non molti anni fa non si sapevano, perché sono il frutto di studi nuovi fatti con queste nuove metodologie di esplorazione funzionale e morfologica del cervello, che permettono di entrare nel cervello in maniera assolutamente non invasiva nelle diverse fasi della vita. Allora, questi studi sono cominciati molti anni fa, io mi ricordo quando sono stato 10 anni negli Stati Uniti e ero nello stesso posto dove questi miei colleghi americani studiavano proprio questo, cioè portavano bambini di tutte le età, che venivano seguiti nel tempo, in uno studio che è durato un paio di decenni, e facevano queste risonanze magnetiche per vedere misurare la densità neuronale, cioè lo spessore della corteccia, le diverse aree della corteccia cerebrale. Lo studio era molto complesso, c'erano fratelli, c'erano gemelli di zigoti, gemelli monozigoti, proprio per capire quello che dicevamo anche prima, cioè quanto natura e ambiente poi influiscono sullo sviluppo cerebrale. Bene, quello che si vede, analizzando le risonanze di centinaia e centinaia di questi bambini che poi crescono, diventano giovani adulti, giovani adolescenti e poi adulti, quindi uno studio che si è protratto per moltissimi anni, è che il cervello è in continuo movimento, in continuo sviluppo, con aree addirittura che si riducono nel corso, quindi viene anche scolpito, cioè non è solo una crescita, ma ci sono anche aree che riducono il proprio volume, altre che aumentano, e si è visto che la maturazione dei fasci dei lobi frontali, delle fasce di fibre che connettono i lobi frontali, che sono quelli appunto del ragionamento, del pensiero astratto, della valutazione critica, del giudizio morale, di discernere tra il bene e il male, sono quelli che maturano ben oltre i 18 anni, tra l'altro, e quindi anche per il concetto di maggiore età, e che nell'adolescente sono ancora immaturi. Arriviamo al terzo giorno, quindi terzo argomento, terzo incontro, mercoledì 14 marzo, ore 18, stavolta ci spostiamo nella biblioteca della scuola IMT, quindi in piazza San Ponziano, poco distante da San Francesco. Il titolo: La spinta gentile, Thaler, un Nobel tra economia e psicologia. Prima parlavamo di politica e psicologia, emotività, adesso di economia ed emotività. Dunque, Richard Thaler ha preso quest'anno il premio Nobel a ottobre per i suoi studi sul NACC, cioè sulla spinta gentile. Thaler è quello che ha fatto uscire l'economia dall'essere chiamata una scienza triste, cioè dove si pensava che le scelte economiche, fino a molto tempo fa,
Si pensava che l'economia fosse una scienza razionale, triste, non influenzata dalle emozioni. In realtà Thaler, sulla scia di Kahneman, che ha preso il premio Nobel nel 2002, uno psicologo che ha preso il premio Nobel in economia, ha preso il premio Nobel perché ha studiato il ruolo degli aspetti emotivi e degli aspetti razionali nelle scelte economiche, cioè dimostrando che l'economia è tutt'altro che una scienza triste, cosiddetta scienza triste, ma dove l'aspetto emotivo, istintivo, cioè l'aspetto, quello che dicevo un pochino prima, anche saper la spinta gentile, cioè saper indirizzare le persone verso una certa cosa, è premiante. Questo dimostra alcune cose, prima di tutto come la conoscenza sia una conoscenza globale, cioè noi ci siamo inventati anche per ragioni accademiche tutte queste suddivisioni, settori scientifico-disciplinari, le declaratorie, se sei psichiatra puoi fare questo e se sei neurologo puoi fare quest'altro, certe malattie sono solo psichiatriche o solo neurologiche, e poi abbiamo la base cerebrale che non è molto diversa, e questo è per tutti i settori. In realtà poi le cose vanno affrontate in maniera direi multidisciplinare, che è quello che noi alla scuola facciamo. Infatti questo incontro fatto alla scuola, dove si commenta, si parla del perché Thaler ha preso il premio Nobel, quali sono questi fenomeni, ci sono due economisti, il professor Massimo Riccaboni, che è professore di economia e management da noi da molti anni, Ennio Bilancini, che è un giovane professore di economia appena assunto da noi alla scuola 3 mesi fa, quarantenne, professore ordinario, e Gustavo Cerovolani, che è altrettanto giovane ricercatore senior in logica e filosofia della scienza, quindi un logico. Quindi questo già dimostra come l'argomento sia multidisciplinare. Thaler che cosa ha fatto capire? Ha fatto capire che la stessa cosa presentata in maniera diversa può risultare vincente oppure no. Esempio che ha fatto, poi ne farò uno anche meno bello, cioè un po' più prosaico. L'esempio che ha fatto è questo: si sono accorti negli Stati Uniti, hanno studiato negli Stati Uniti che proporre contratti di lavoro con già inserita una formula di assicurazione di risparmio, dove il lavoratore deve decidere se non la vuole di barrare una crocetta, fa passare molte più assicurazioni di risparmio di quanto faccia una versione all'inverso, cioè dire hai la possibilità di avere un'assicurazione, clicca qui se la vuoi, vai, ecco. Quindi questo vuol dire spinta gentile, noi te la mettiamo lì in un modo, cioè mettiamo lì, è già inserita, tu la puoi togliere oppure la puoi inserire tu, il primo modo è molto più efficace. Ma c'è uno studio simpatico che fa capire come alla fine il nudge sia una cosa, io ho scritto proprio col professor Riccaboni, abbiamo scritto un articolo sul Sole 24 Ore a commento del premio Nobel di Thaler, abbiamo detto il nudge in fondo è quello che chiunque abbia avuto dei figli impara fin da piccolo, cioè quando i figli sono piccoli, cioè non serve punirli spesso, non serve premiarli, ma solo, come dire, dargli questi piccoli incoraggiamenti. Il bambino che non vuol mangiare, se uno dice allora domani non vengono gli amichetti, non ti prendo questo, non ti compro le figurine, mangia sempre di meno. Se gli dice, ma insomma, guarda come è diventato grande papà e come gioca bene a pallone, se vuoi anche tu diventare così, e allora ecco questo che è nudge, è più facile che il bambino per imitazione, per spinta gentile, faccia una cosa che non certo con punizioni o con altre cose. Questo è il concetto generale. E c'è uno studio olandese, dicevo prima, che ha dimostrato, ha misurato, che semplicemente dipingendo, forse qualcuno avrà anche visto viaggiando, perché non è solo stato fatto all'aeroporto di Schiphol, dipingendo negli orinatori maschili, quelli a muro, una mosca nel centro dell'orinatorio, ha ridotto dell'80% la quantità di urina che andava dispersa sul pavimento. Ora non mi chieda come l'hanno misurata, perché non lo so, ci sono dei raccordi, come l'urina poi viene convogliata, però questo studio ha dimostrato, quindi in un posto frequentato da milioni di persone, fatto stesso di mettere una mosca così, quindi una spinta gentile, cioè uno indirizza il proprio flusso di urina in maniera... Prendeva la mira, diciamo. Prendevano la mira piuttosto che evidentemente fare come fare altrimenti. Ecco, quindi questo le dimostra così. Ma se ancora un secondo le racconto anche alcune cose dell'economia. Perché scienza non è una scienza triste? Perché noi nelle nostre scelte quotidiane, non solo economiche,
siamo molto spinti dall'emozione, da cose che nemmeno ci accorgiamo di percepire. Ci sono degli studi bellissimi su questo. C'è uno studio pubblicato su Nature alcuni anni fa, Nature è una più prestigiosa rivista scientifica, dove in un supermercato avevano messo bottiglie di vino tedesco e bottiglie di vino francese, assolutamente equivalenti per qualità e prezzi, ovviamente, quindi uno studio ben controllato, e poi per un mese hanno alternato in diversi periodi del giorno, anche qui ovviamente bilanciato, cioè tra di loro, musica di sottofondo francese e musica di sottofondo tedesca. E il risultato a questo punto se lo può già immaginare, sono andati a vedere cosa veniva venduto di più nei diversi periodi e come ne potrà immaginare, quando c'era musica di sottofondo francese era molto di più il vino francese venduto, quando c'era musica di sottofondo tedesca molto di più il vino tedesco, quindi per dire come siamo facilmente condizionabili. Bene, la ringrazio per questi esempi che ci fanno capire in maniera immediata argomenti che sembrano molto difficili, in realtà poi a seconda di come vengono spiegati non lo sono. Ci dobbiamo di nuovo fermare per la pubblicità, poi di nuovo ancora qualche notizia e di nuovo gli appuntamenti della settimana del cervello promossi dalla scuola IMT. A tra poco. Di nuovo buongiorno con noi, con Pietro Pietrini, direttore della Scuola di Alti Studi IMT di Lucca. Abbiamo parlato fino ad ora degli appuntamenti della settimana del cervello, in particolare prima della pubblicità delle tecniche usate nei supermercati, no, per testare le vendite per quanto riguarda i consumatori, e durante l'intervallo il professor Pietrini mi stava continuando a parlare appunto delle tecniche usate nei supermercati la invito a farci un altro esempio. Sì, di ma quello che diciamo sono tecniche che sfruttano appunto il fatto che le nostre decisioni, le nostre scelte sono spesso guidate da emozioni, da sensazioni del momento, non dalla ragione. Una cosa che mi ricordo è che per esempio nei supermercati americani i pannolini per bambini, per neonati, venivano messi pannolini per bambini accanto a casse di birra. Perché? Perché molto spesso a comprare i pannolini ci vanno i papà, nel senso che tornano a casa e dicono sono finiti i pannolini, la mamma è indaffarata con i bambini, così vai al supermercato a comprare i pannolini. Padre va a comprare i pannolini, vede accanto la birra, prende anche una cassa di birra, perché quella soprattutto... Tornavano a casa misteriosamente senza doverla andare a cercare, quindi magari non ci pensavano, però la vedeva lì, la prendeva, già che c'era prendeva anche una cassa di birra. Queste cose ce ne sono centinaia. Ma l'aspetto che diciamo è molto interessante su questo, che verrà trattato molto bene da economisti e dal logico, il filosofo della logica, mercoledì, è quello di come prendiamo decisioni in campo economico. Ora, Thaler e Kahneman in particolare nel 2002 hanno preso il premio Nobel facendo una serie di studi dove dimostravano il fatto che non siamo così razionali. Se ho un secondo le racconto. Prego. Quello che è uno di questi giochini molto conosciuti in psicologia, che si chiama Ultimatum Game, che funziona in questo modo: ci sono due persone, a una delle due viene data una cifra in denaro, mettiamo 10 euro, e deve dividerla con l'altro. Se l'altro accetta, tutte e due vanno a casa con i soldi. Allora, se invece non accetta, perdono tutte e due. Quindi quello che succede è che siamo lei ed io sono quello al quale viene dato la cifra in denaro, 10 euro, dico 5-5, e lei 5-5 accetta. Poi dico, 6 a me, 4 a lei, e lei probabilmente accetta. Se andiamo e dico, 10 euro, 9 a me, 1 a te, e lei 99 su 100 dice no. Questo da un punto di vista razionale è completamente assurdo, perché qualunque cifra di denaro è meglio che nulla. Quindi se io prendo 9 euro ma lei ne prende uno, lei dovrebbe essere contenta e dire io ho preso un euro che altrimenti non avrei preso. E invece questo le dimostra come noi nelle nostre scelte siamo guidati da cose che non sono razionali. Tutti dicono no. Ma questo si può anche trasferire, questo tipo di meccanismi, anche nelle decisioni prese dai governi? Esattamente, cioè questo è un gioco, diciamo una riduzione scientifica, un gioco chiamato Ultimatum Game, ma in realtà è tutt'altro che un gioco, è uno strumento
usato in psicologia sperimentale per capire questi meccanismi. Tra l'altro, ora che abbiamo queste metodologie che noi usiamo molto, come la risonanza magnetica funzionale, quindi possiamo vedere il cervello in azione, se lei ripete questo esperimento, cioè facciamo questo esperimento mentre lei è dentro la risonanza magnetica, riusciamo anche a vedere che cosa succede nel suo cervello quando lei dice no, non accetto, così. Ci sono quei centri proprio della, come dire, della gratificazione e del punishment, cioè della punizione, che entrano in gioco. Cioè lei lo percepisce, lei, intendo tutti, siamo portati a percepirlo come una violazione di norme sociali. Quindi se lei questo lo trasforma e lo generalizza, lo traduce in termini di relazioni sociali, in termini di quello che percepiamo a livello sociale, in termini di equità, in termini di offerte di lavoro, di salari, di politiche economiche, capisce come, e quello che dicevo all'inizio, anche certe promesse elettorali, certe cose possano aver avuto abbiano incontrato il favore di una gran parte della popolazione proprio per queste ragioni, perché da un punto di vista razionale uno potrebbe dire ma insomma sì, va bene, ma come, perché, che cosa succede dopo, cosa significa fare queste manovre, a scapito di che cosa? Da un punto di vista emotivo sono quelle che gratificano. Si ha l'impressione che le campagne elettorali si siano sempre più trasformate nel corso degli anni come una sorta proprio di supermercato, sembra quasi una vendita di pentole, piuttosto che soluzioni economiche che vengono vendute come si vendono delle pentole durante una televendita, una cosa del genere. Non lo so, perché non guardo mai le televendite, ma l'impressione è che ci si sia focalizzati su problemi reali che ci sono, ma trattati in maniera tale da rispondere a un aspetto, proprio alla componente emotiva delle persone, quella componente emotiva che ci dice che in fondo quando c'è, insomma, indubbiamente il flusso migratorio è un problema, ci sono, molta della criminalità è commessa da persone che vengono nel paese in maniera illegale. Però a valle o a monte, direi a monte di tutto questo, c'è una domanda più ampia che non è detto che debba risolvere un solo paese, ma che non possiamo non porci come esseri umani, perché ci sono persone che scappano dal loro paese, che cercano altri lidi, che mettono a repentaglio la loro vita, cioè ognuna di queste traversate sembra quando... come quella della transumanza degli animali in Africa, che quando attraversano il fiume mettono in conto che un po' di loro muoiono vittime di coccodrilli, no? Quindi attraversano in branco perché sanno che in branco è meno vulnerabile dei singoli che attraversano. Mi sembra la stessa cosa, cioè questi vengono, affogano a decine. Devo dire che ormai la cosa non fa più notizia, l'ascoltiamo durante il telegiornale mentre mangiamo. Penso che nessuno ci presti più nemmeno orecchio, siamo abituati a questo. Tutto si è focalizzato sul toglierci il nero di torno che ci vuole lavare il vetro la mattina al semaforo. Ecco, questa è la cosa. Mi sembra che si perda un pochino la visione d'insieme sul chiedersi perché è così, che cosa succede. In fondo questo pianeta, se noi lo guardassimo un po' da lontano, vedremmo che è piccolo, che siamo tutti uguali, siamo tutti lì. Forse dovremmo avere una visione d'insieme, come andare su un'astronave, guardare dall'alto e vedere che se guardiamo dall'alto non ci sono confini tracciati, che le cose si fondono l'una nell'altra, che abbiamo tutti lo stesso genoma, come dicevo prima, e forse dovremmo porci un po' tutti il problema di perché qualcuno sta molto bene e altri stanno molto molto male. Però questo non è un argomento che premia a livello elettorale, non è un argomento che viene trattato nemmeno da organizzazioni sovranazionali. E allora il problema diventa, e si capisce il successo di certe persone. Reddito di cittadinanza è roba da ultimatum game, insomma, no? Cioè si capisce al contrario. È chiaro che se io dico mi danno 10 euro, ne prendo uno io, 9 li do a lei e lei mi vota, insomma. Allora, dobbiamo accelerare però sì. sugli appuntamenti, perché sennò non facciamo in tempo a farli tutti, a anticiparli tutti. Giovedì 15 marzo, ore 18,
alla libreria Lucca Libri, stavolta in Viale Regina Margherita, zona Porta San Pietro, fuori dalle mura. Serendipità, i meccanismi nervosi che aiutano a trovare nuove idee. Questo è un argomento particolarmente interessante. Serendipità, che cosa significa? Dunque, serendipità, che viene in inglese serendipity, però in realtà ha un'origine diversa, vuol dire fare scoperte per caso mentre si cercano altre cose. E qui ci sono moltissimi esempi. Se lei pensa alla penicillina, per esempio. La penicillina fu scoperta per caso mentre facevano altre cose e si accorse Pasteur che quella cultura dove stava facendo crescere dei batteri non erano cresciuti e si chiese ma perché non sono cresciuti? Che quello che dicevo prima, la capacità di chiedersi il perché delle cose è una squisitamente umana e alcuni ce l'hanno di più, alcuni non ce l'hanno per nulla, però quello che ha fatto la differenza nell'evoluzione dell'essere umano, nelle acquisizioni scientifiche, sono stati quelli che si sono chiesti ma perché è così? Allora Pasteur, cioè, diciamo, io penso che molte altre persone, lo vediamo anche ai nostri tempi, avrebbe magari con rabbia gettato via la cosa dicendo ho perso tutto il weekend, non è cresciuto nulla, cosa ho sbagliato? Lui ha chiesto ma perché non è cresciuto nulla? Perché? È perché c'era la muffa. E la muffa non fa crescere i batteri, la penicillina è una muffa. Ma uno dei farmaci più potenti in psichiatria, sedativo, che i psicofarmaci sono di 70 anni fa, fino agli anni 50 non c'erano psicofarmaci in psichiatria, sono psichiatra di background, in psichiatria non c'erano sistemi farmacologici per intervenire nei casi di gravi psicosi, eccetera. Uno dei farmaci più potenti, un sedativo che viene tutt'oggi usato, che ha cambiato la storia, l'evoluzione clinica del paziente in fase di psicosi acuta, è stato scoperto mentre i ricercatori stavano sperimentando una sostanza che avrebbe dovuto avere effetti antitubercolari. E si sono accorti che questi topolini, in quanto tubercolosi, i poveretti non gli faceva assolutamente nulla, ma erano sedati, cioè erano così. E così, ma perché così? Erano qualche studio in più e hanno trovato il più potente farmaco neurolettico. Questo cosa ci dice ancora una volta? Ci dice che il cervello deve essere tenuto aperto, cioè che il nostro sguardo, la nostra mente deve essere aperta, non deve essere confinata in rigidi settori, cioè io studio il farmaco antitubercolare, non mi funziona come antitubercolare, ignoro tutto il resto, io sto facendo cultura di batteri, non crescono, via tutto il resto. Perché questo significa avere il paraocchi e significa non cogliere quello che spesso è davanti agli occhi. Lei pensi, qui siamo vicino a Pisa, io mi chiedo quanti abbiano visto oscillare un lampadario prima di Galileo per capire le leggi del pendolo. Magari qualcuno un po' ossessivo gli dava anche noia a vederlo oscillare. Ecco. Quindi la vera scienza è quella, il vero scienziato è colui che si chiede il perché spesso di ogni cosa, vede una cosa e dice ma perché è così, perché non potrebbe essere diverso, e perché cade in questo modo e non cade in quest'altro. E da lì vengono fatte le più grandi scoperte. Serendipità, quello che parla il professor Fabrizio Doricchi, viene da Roma, Roma Sapienza, Università di Roma Sapienza, persona che ha fatto vari studi sull'argomento, sarà molto interessante e credo che questo, tra l'altro, quello che dicevo prima, è inserito una settimana nel cervello, ma fa parte dell'aperitivo delle idee. Gli aperitivi delle idee sono una delle cose che noi facciamo, in questo caso in collaborazione con Fondazione Banca del Monte, il Comune di Lucca, il Comune di Capannori e la Fondazione Campus, gli aperitivi delle idee che hanno un loro calendario, in questo caso coincide volutamente con la settimana del cervello, a cadenza mensile affrontano temi nuovi con nuove prospettive. E sono una serie di appuntamenti che avevamo anche presentato nel corso del TG Noi. Allora, ultima interruzione pubblicitaria, poi con necessaria rapidità dovremo affrontare gli incontri del venerdì e del sabato, daremo anche un'occhiata alle notizie della Versilia, tra poco. Di nuovo a Buongiorno con noi, con le notizie di oggi sui quotidiani e con Pietro Pietrini, direttore della Scuola di Alti Studi MT di Lucca. Parliamo della settimana del cervello. Prima però appunto diamo un'occhiata alla prima pagina del Tirreno di Viareggio, la notizia di apertura riguardante la Versilia, Viareggio in particolare, tagliati fuori dal web. Mezza città rimane senza internet, tranciati per errore 7 cavi di fibra ottica, 24 ore di disagi, servizi KO, uffici postali e banche in tilt, Telecom, noi, parte lesa, chiederemo i danni.
E c'è un piccolo editoriale di Luciano Menconi dal titolo esemplificativo: Le nostre vite sospese ai fili sottoterra. Dipendiamo ormai, senza magari accorgercene del tutto, dal web, da internet, che ha praticamente aiutato, ma anche invaso la nostra vita. Magari anche questo è un argomento che potrebbe essere affrontato durante la settimana del cervello, però siamo arrivati al venerdì 16 marzo, ci sono ben tre incontri, se non sbaglio. L'argomento che diceva lei l'abbiamo affrontato lo scorso anno, tra l'altro. Quindi, dunque, venerdì 16, che è il penultimo giorno, ci sono tre argomenti, sono tutti e tre di grande interesse. Il primo, quante razze umane, quanti colori dell'arcobaleno, parlerà il professor Pagani, che è un antropologo molecolare dell'Università di Padova, con introduzione di Emiliano Ricciardi, che è un professore di psicobiologia alla scuola, ed è un'iniziativa nell'ambito del programma promosso dalla Regione Toscana per l'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali. Il concetto qual è? Il concetto è quello di far vedere come noi siamo portati a percepire la diversità, perché questo è diversità, intendo il fatto che un altro abbia un colore della pelle diverso, che questo è un meccanismo che si è tramandato nell'evoluzione. Cioè, quello che voglio dire è questo: guai se l'animale prima e l'essere umano dopo non fossero stati in grado di percepire quelli che erano diversi da loro, perché questo avrebbe portati alla scomparsa. Penso nel mondo, andando indietro nel tempo, riconoscersi tra quelli che appartengono cosiddetto allo stesso kin, cioè allo stesso gruppo, gli estranei, significa questo. Il problema razzismo nasce dopo, cioè il momento in cui io percepisco, mio cervello percepisce, risponde, dice c'è qualcuno che non è uguale a te, cioè uno che è tutto nero, che è tutto bianco, che è tutto rosso, il fatto che per questo vengano messi in atto comportamenti discriminatori. Questo è quello che è razzismo. E quindi questo viene affrontato dal punto di vista evolutivo, e chiarito questo concetto, spero in maniera chiara, senza falsi pregiudizi, quelle cose, in maniera scientifica. E questo credo che nell'80° anniversario della quella cosa che furono vergognose, promulgazione delle leggi razziali, sia molto importante. Abbiamo poi nel pomeriggio, questo è al mattino perché è rivolto agli studenti delle scuole. Gli incontri del venerdì sono tutti in San Francesco? Sono tutti in San Francesco, sì. Abbiamo nella Cappella Guinigi, abbiamo questo al mattino rivolto agli studenti delle scuole. Nel pomeriggio abbiamo un incontro importante sulla tutela dell'economia tra mercato e comportamenti individuali. Torna un po' il concetto di come percepiamo l'argomento. Se vedete chi sono i relatori, Alessandro Arduino, che è co-direttore del Centro Internazionale Security Crisis Management della Shanghai Academy of Social Sciences, che viene in Italia, si viene a trovare e parla di queste cose, Walter Mazzei, che è comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, Massimo Mazzone, che è comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, ci fa capire quali sono gli argomenti. Cioè, verrà affrontato l'argomento, coordinato da professor Lattanzi e professor di management e strategia economica, verrà affrontato l'argomento di come, cioè perché in certi paesi pagare le tasse è un dovere sentito, e in altri sei furbo se non le paghi, no? Cioè, nel nostro paese, diciamo... Noi a quale categoria apparteniamo? Ma guardi, nel nostro paese si ha l'impressione che quello che non paga i tassi viene considerato come quello veramente furbo, che riesce, basta vedere spesso queste macchine guidate da italiani, tutte con targa straniera, Monte Carlo, Friburgo, non si capisce come è così. Ed è quasi, no, ci sono noi siamo portati a fare la furbizia per non pagare le tasse, è stato quello che affittava lo yacht a se stesso per avere gli sconti e i vantaggi della società che affitta yacht, ecco, tutte queste cose. Va negli Stati Uniti è completamente diverso il discorso, cioè la cosa pubblica è di tutti, cioè res communis, da noi è res nullius, cioè la cosa di nessuno, fuori dal nostro appartamento è di nessuno. E io faccio sempre l'esempio: nei condomini americani ci sono, nelle entrate ci sono i salottini,
che vengono tenuti come se fossero i propri salottini, da noi non sopravvive una pianta nel condominio, no? C'è qualcuno che spezza la foglia o se la porta via, e perché il condominio è res nullius. L'argomento fa vedere ancora una volta come economia, neuroscienze, psicologia, strategie siano di interesse sociale. Cioè, questo incontro è guardia di finanza con Shanghai Academy of Social Science, cioè di scienze sociali, coordinate da un economista. La sera di venerdì abbiamo, in collaborazione con la Brain Research, con la Fondazione Brain Research, qui di Lucca, che è una fondazione Onlus, e col Cineforum Ezechiele 25-17, abbiamo la proiezione di un film, facciamo tutti gli anni un film, ovviamente anche questo è tutto aperto alla popolazione, assolutamente gratuito, alle ore 9, proiezione del film Amici in Paradiso. Questo è interessante, affronta il tema della disabilità intellettiva. La storia di un commercialista cinico che faceva operazioni spregiudicate, che per questo viene mandato dal giudice, come viene condannato a svolgere lavori utili, quindi viene affidato a una comunità dove ci sono persone disabili dal punto di vista intellettivo, e gli si apre un mondo che non conosceva o che ignorava o che addirittura lo schifava, per dirla chiaramente, che uno evitava, e si accorge di molte cose, quindi c'è un viaggio nella disabilità intellettiva vista come non disabilità, ma come potenzialità che uno ha al di là di quello che è il suo deficit intellettivo, che è il primo marchio con cui viene di solito caratterizzato. Quindi è molto interessante la riflessione, sono grato anche ai colleghi della Fondazione Brain Research Onlus che collaborano su questa iniziativa, prima collaborazione. Abbiamo tre minuti per parlare dell'ultimo argomento. Beh, l'ultimo argomento mi sta particolarmente a cuore perché è un argomento che ho iniziato oltre 20 anni fa, cioè studiando il cervello dei ciechi, visto non più, gli studi sui ciechi sono sempre stati che cosa succede nel cervello del cieco perché manca la vista. Io mi sono posto la domanda alla rovescia, che cosa succede al cervello del cieco nonostante la mancanza della vista, cioè quanto si sviluppa e come si sviluppa e come percepisce il mondo esterno il cieco. E allora studi fatti dal nostro gruppo in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e con altri anche studiosi internazionali hanno dimostrato che il cervello del cieco si sviluppa in grandissima misura esattamente come il nostro, e che la percezione del mondo esterno avviene nello stesso modo, anche se prescinde dalla vista. Quindi in altre parole, se io tocco questi occhiali e mi faccio un concetto che questi sono occhiali, le aree cerebrali che sottendono questa rappresentazione sono le stesse nel vedente e nel non vedente congenito, le aree visive, quindi le dà un'idea di quanto il nostro cervello sia sopramodale, cioè indipendente dalla singola esperienza modale. Quasi come se per vedere non servissero necessariamente gli occhi. Esatto, quasi come se per vedere non servissero gli occhi, che non vuol dire ovviamente che chi è cieco purtroppo non abbia una disabilità, ci mancherebbe altro, ma ci dice anche come nel corso dell'evoluzione il nostro cervello si sia evoluto in maniera estremamente fine. Un articolo scientifico che ho scritto qualche anno fa si intitola proprio così: Do we really need vision to see? Cioè non abbiamo bisogno della vista per vedere, e forse non basta la vista per vedere, potremmo anche dire. E allora questo un altro vedere, nuova luce nell'oscurità, e dall'oscurità è una sintesi, una presentazione di come percepiamo il mondo esterno, di che cosa abbiamo imparato studiando il mondo dei ciechi, e è un viaggio nell'oscurità in realtà ricco di luce. Intervengono i miei collaboratori, che sono il professor Emiliano Ricciardi, che è mio allievo, Davide Bottari, che è un giovane ricercatore molto bravo, che ha studiato all'estero e che in Germania, e che è coinvolto nel progetto indiano, dove viene questi ragazzi indiani che nascono, questi bambini indiani nascono privi della vista per malattie curabili, vengono curati e quindi poi si studia che cosa succede dopo. E Barbara Liporini, che è una ricercatrice in informatica, che farà vedere le tecniche di neuroprotesi, anche di retina artificiale, queste cose, e il presidente del Consiglio regionale toscano dell'Unione Italiana Ciechi, che è Antonio Quattraro, che è persona a cui noi siamo grati, perché chiaramente senza la collaborazione loro non avremmo potuto fare nulla. Il loro tempo è prezioso, come quello di tutti noi, e aver avuto ciechi disposti ad andare in risonanza magnetica a fare un sacco di test ci ha permesso di arrivare a questa scoperta del mondo
cerebrale che non dipende da un'esperienza visiva specifica. Quindi direi, se posso, una settimana ricca di eventi di tutti i tipi che dimostrano come l'intersezione, il rapporto tra scienze diverse, economia, neuroscienze, la settimana del cervello, quindi le neuroscienze sono la parola chiave, neuroscienze, psicologia, psichiatria, perché è la settimana del cervello, ma credo che gli interventi che abbiamo in programma mostrino molto chiaramente come neuroscienze non sono una scienza isolata, tutt'altro, ma permeano le altre discipline, dall'economia alla sociologia, al management, alla psicologia sperimentale, alle scienze che studiano i comportamenti sociali. Allora, grazie per questa esauriente illustrazione al direttore della Scuola di Alti Studi MT, Pietro Pietrini, la settimana del cervello. E ovviamente chi vuole vedere con calma e attenzione tutto il programma può andare sul sito internet. Lo trova sul sito internet della scuola o digitando Settimana Mondiale del Cervello Lucca, viene fuori il programma e sono anche in città, i flyer sono anche messi in alcuni posti in città, sicuramente nel passaggio del San Francesco, quello che va dagli Orti degli Osservanti al Giardino degli Osservanti alla Piazza San Francesco e quindi spero che, come gli anni scorsi, la popolazione partecipi con piacere numerosa. Bene, grazie ancora. Grazie al a voi per l'ospitalità. Pietrini, grazie per l'attenzione e buona giornata.